Motta, difensore del Paolo Cimini. Domani un appuntamento importante. Quanto sarà importante il tuo reparto? Sicuramente sarà molto importante cercare di non subire gol la giornata di domani. E si dice che la difesa è quella che fa vincere il campionato. E domani sarà molto importante il nostro contributo per la squadra. Poi là davanti abbiamo dei mostri, quindi il gol lo faremo sicuro. Che abbiamo appunto levato, andiamo al centrocampo con Francesco Prati, Lanzone Calcio. Siamo pronti per questa battaglia. Sì, siamo pronti, ci stiamo preparando al meglio. Domani ci aspetta sicuramente la partita più difficile e ci faremo provare pronti. Samuele Cerrone, se chiamati domani a un'impresa difficile come tutte le partite, ma siamo artefici del nostro destino. Non possiamo aspettare i risultati degli altri campi, bisogna vincere. Sì, certo, quello è importante. Abbiamo visto che tutte le squadre sono squadre. Abbiamo visto l'Inghilterra, la Germania sono squadre molto fisiche, ci aspettiamo lo stesso dalla Germania domani. Andremo domani col coltello tra gli denti cercando di portare a casa la qualificazione. Daniele Giuseppe, stesso reparto, stesso impegno, stessa voglia immagino di fare il punto. Come ha detto Samu, sarà una partita molto fisica, combattuta a centrocampo e che avrà più fame e vincere i contrasti avrà un'opportunità in più per vincere la partita. Noi sicuramente non ci tireremo indietro e cercheremo di fare il massimo. Passiamo allo staff, che sappiamo che è un ruolo importante, e parliamo con il preparatore dei portieri, ma con qualcuno che questa esperienza l'ha già vissuta, ha giocato e conosce le dinamiche di questo torneo. Sì, come dicevo appunto, io partecipai diversi anni fa a quella bella spedizione che facevamo in Bosnia, dove solo per sfortuna non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo. Sono convinto che invece quest'anno abbiamo le carte giuste per arrivare in fondo. Domani senz'altro sarà una battaglia, perché il classico Italia-Germania tutti conosciamo, diciamo ai prossimi livelli andremo a ripeterlo da dilettante. Abbiamo già parlato con il mister, sarà la partita, sarà senz'altro una partita maschera, in un campo diciamo al limite della variabilità, perché ovviamente non abbiamo trovato biliardi, però i ragazzi anche su questi tipi di campi si sono adattati e hanno tirato fuori il meglio. Sicuramente domani faremo bene. Vincenzo Gagnone, dirigente accompagnatore rappresentativa della di Lazio, un pre-bilancio, perché poi quello che conta verrà fatto sicuramente nella prossima. Io che fare un pre-bilancio credo che tutto sommato, al di là del risultato, posso già fare un bilancio. Dei ragazzi splendidi, non è la solita frase di circostanza, per me è incredibile, ho sempre avuto allievi al massimo di juniores. Non credevo che ci fosse questa maturità, questa professionalità. Grazie anche al mister che sa gestire da par suo le situazioni, ma i ragazzi veramente sono stati la sorpresa più grande. Si dice sempre di questa famosa parola, gruppo, che poi è sempre abbastanza indefinibile. Io questo sia il gruppo veramente non si può non andare avanti, non si può non andare avanti, perché ci sono delle risorse ancora da esprimere e credo fermamente che arriveremo a... fermiamoci qui per il momento, però ci sono non presupposti, ma di più per poter proseguire. Sarebbe un delitto non proseguire, perché questa armonia a trentenni, padri di famiglia, eccetera, sinceramente non l'aspettavo. Forse è una sorpresa, non per altri forse non sarà una sorpresa, per me è una sorpresa in questo ruolo inedito che la presidenza del comitato mi ha chiesto di svolgere. E quindi
bilancio posso già farlo adesso. Lo vorrei fare, lo vorrò fare domani a termine della gara. Sperando di aggiungere quello sport di bilancio vero e proprio. Grazie a tutti, in bocca al lupo. Per lui.